designazione sono anche orgoglioso e nello stesso momento riconoscente verso chi mi ha scelto e riconoscente verso tutte quelle persone, i tifosi, verso i giocatori che mi hanno consentito con il loro impegno, con la loro collaborazione, con il loro aiuto di poter raggiungere quello che per me era non dico un sogno ma un'utopia. La decisione presa allora di guardare a questi momenti tristi, diciamo, nel quale ci siamo messi, quello di guardare avanti a una cessione di vicini sia stata anche una soluzione abbastanza seria nel rispetto del ruolo proprio di vicini, ma nel rispetto proprio della nazionale che noi rappresentiamo. Beh, noi abbiamo preso la decisione di attingere al di fuori dei tecnici della federazione, attingere come responsabili della nazionale azzurra, quindi da uomini che hanno fatto esperienza in grandi club. Chiaro che significa cambiare proprio la mentalità. Cambiare la mentalità significa anche trovare i giocatori giusti e quindi un lavoro un po' impegnativo. Ma difatti noi non pretendiamo che all'indomani di un cambio della guardia si possano avere risultati immediati. È un lavoro da fare con molta pazienza, con molta serenità, sapendo che all'inizio sarà abbastanza dura, però noi ci crediamo negli uomini che abbiamo e crediamo in questo calcio italiano soprattutto. Vedremo in concreto se si avrà la perseveranza di aspettare. Intanto Baresi, che conosce le difficoltà incontrate dal Milan per assimilare la zona di Sacchi, è ottimista. Ma sicuramente qui c'è una qualità superiore a confronto dei club, quindi i giocatori in grado di poter fare anche la zona. Ma sicuramente Sacchi ha fatto molto bene nel Milan e chiaro, la nazionale è diversa, il campo internazionale è diverso, questi livelli forse è anche più difficile perché non avere la squadra sempre tutti i giorni magari può portare delle difficoltà. Ma torniamo ai motivi della decisione presa dal presidente Materrese. Si è parlato di disagio dei giocatori a causa del dissidio fra vicini e del vertice federale, un disagio che non ha certo giovato alla squadra. Sentiamo Vialli. Ma no, in campo ci vanno i giocatori, noi non siamo mai... nessuno mai ci ha creato problemi in questo senso. È chiaro però che quando le cose sono rose e fiori si corre anche con più voglia, più serenità, e si gioca con più tranquillità, però insomma professionisti come noi non devono lasciarsi prendere da situazioni che magari si creano di fuori del campo di gioco. E cambiare allenatore significa in questo caso particolare cambiare mentalità, cambiare gioco, forse cambiare anche uomini. In questo giro ovviamente un attaccante come lei può restarci benissimo. Speriamo, se no va bene lo stesso. Azeglio Vicini difende le scelte operate. Io che devo difendere la mia squadra, il mio lavoro e la partita di ieri ha confermato la validità di questa squadra, ho detto che se ci sono giocatori e più bravi di questi, e naturalmente in questo gruppo includo quei 4-5 che erano a casa per infortunio, e per il calcio italiano è una notizia molto felice. Come si vede, la partita in realtà è stata soltanto un pretesto. Gli azzurri hanno lottato per raddrizzare un europeo perso a Budapest e Oslo. L'Unione Sovietica ci ha eliminato senza batterci, correndo anzi un grosso pericolo quando Rizzitelli è andato vicino al gol. Lo 0-0 è stata l'occasione per scatenare la nostra perestroica. Nella terra di Fyodor Dostoevskij era quasi fatale che si compissero certi destini. Mosca e l'Unione Sovietica sono state sempre al centro di trasformazioni traumatiche ed il nostro melodramma calcistico ha trovato uno scenario ideale. Insomma, gli azzurri non sono venuti qui per una foto di gruppo sulla Piazza Rossa, ma per obbedire al fato. Vicini ha pagato per il mondiale non vinto in casa. Delitto e castigo. E voltiamo pagina, mi pare proprio che sia il caso di voltare pagina. Dentro la matriosca moscovita, via Vicini e Cosacchi. E vai con Liscio. È andata meglio alla nazionale Under 21, che ha pareggiato in terra sovietica ed è in corsa per le finali del campionato Under 21 e per le finali delle Olimpiadi. Una percussione, un pericolo per gli azzurri e si salva Antonioli, sbaglia tutto Kiryakov. La distanza ravvicinata. Lontana Verga.
Attenzione al libero, grande battuta, si oppone di pugno Antonioli. Marcolin. Ottiene comunque un triangolo Italia, poi il tiro di Buso e finalmente l'Italia, anche se con questa soluzione da fuori area, arreca una piccola offesa alla porta dei sovietici. La rimessa di Onopko. Tocco di Favalli. Ancora Onopko, il cross di Klestov. Ancora Onopko. Radchenko. Senta l'azione di potenza, Radchenko. Prova il dribbling, attenzione in area e la palla in rete. Si è portata in vantaggio l'Unione Sovietica dopo 3 minuti di questa ripresa. E purtroppo le cose si mettono malissimo per noi. In area ci sono Baggio, il numero 9 Buso, il numero 5 Luzzardi. C'è anche Monza, il nuovo entrato. Il colpo di testa e la traversa da parte di Melli. E poi la palla sulla linea di porta. E gol! E gol da parte della nostra squadra. Italia che pareggia. Italia che pareggia su un pallone che con ogni probabilità ha superato la linea di porta. Abbiamo visto subito il guardaline indicare il centro del campo e quindi abbiamo capito che la rete doveva essere convalidata. L'arbitro ha guardato il suo collaboratore e ha indicato anche il centrocampo. Partite che tengono banco in questa settima giornata. Napoli-Juventus è la partita che vedrete in diretta, ma ci sono anche Milan-Parma e Torino-Roma. Vediamo il servizio con le ultime novità e la classifica. Cagliari-Inter, arbitro Boggi di Salerno. Il nuovo allenatore sardo Mazzone ha recuperato Ielpo e Gaudenzi. Per l'Inter qualche ritocco in formazione. Cremonese-Verona, arbitro Bazzoli di Merano. I lombardi stanno acquistando lo slavo Floriancic. Magrin e Calisti, le novità di gialloblu. Fiorentina-Bari, arbitro Lobello di Siracusa. Radice rinuncerà a Maiellaro dopo l'incidente d'auto. Boniek recupererà Colombo, escluso in precedenza da Salvemini. Foggia-Ascoli, arbitro Bettin di Padova. È arrivato il sovietico Kolivanov, novità del Foggia. È tornato a disposizione di De Sisti, Verbor. Lazio-Genoa, arbitro Pairetto di Torino. A disposizione di Zoff anche Gregucci e Sergio. Nel Genoa rientreranno Onorati e Deragno. Milan-Parma, arbitro Stafoggia di Pesaro. L'unico dubbio è quello per Baresi, che però vuol giocare. Problemi di abbondanza per il Parma. Napoli-Juventus, arbitro Amendolia di Messina. Squalificato Crippa del Napoli. In campo De Agostini, cugino del giocatore juventino. La Juventus sarà al completo. Sampdoria-Atalanta, arbitro Fucci di Salerno. Sampdoria con problemi per Lombardo, Pagliuca e Catanis. Bergamaschi al completo, ha recuperato anche Bianchesi. Torino-Roma, arbitro Pezzella di Frattamaggiore, squalificato il Granata Bruno. Nella Roma difficile che giochi Rizzitelli. Anche Giannini non ci sarà, a disposizione Carnevale. Classifica: Napoli 9 punti, Torino, Milan, Juventus, Parma, Roma, Inter 8, Sampdoria, Lazio e Genoa 7, Foggia 6, Atalanta 5, Fiorentina e Verona 4, Bari e Cremonese 3, Cagliari 2, Ascoli 1, Milan e Genoa una partita in meno. Il pallone racconta che nel 1955 il Napoli aveva il campo squalificato ed affrontò la Juventus a Bari. Dopo il gol bianconero di Colella, che avete visto, pareggiò Vinicio. La Juventus si classificò nona, il Napoli 14°. Bene, abbiamo concluso, vi ricordo gli appuntamenti. Domenica dopo Oggi Calcio andrà in onda. 30...